Onorevole Borghezio, ho qua la dimostrazione a Milano che la gente sente molto questi referendum. Sì, certo. Il segretario federale ha lanciato una grande sfida che sicuramente sarà vincente, quella di portare il nostro popolo, come hanno fatto gli svizzeri, come hanno fatto i signori del referendum in Crimea, ma anche del Veneto, a parlare, a dire la propria, a contare. Con referendum come quello per abrogare la legge Merlino, quello per ridare diritto ai propri soldi, ai pensionati segati dalla legge Fornero e tante altre cose importanti per la nostra libertà, a cominciare dai temi dell'immigrazione, del tema dell'immigrazione e della sicurezza. E poi abrogare le prefetture che non servono a niente, importante occasione per decidere e contare, con la Lega si può. E per quanto riguarda l'Europa, come vedrà questi referendum? L'Europa non è molto contenta quando ci sono i referendum nazionali. L'Europa non è mai contenta quando contano i popoli, quando i popoli cantano, quando i popoli votano, quando i popoli manifestano la loro volontà di partecipare e di decidere. Noi non vogliamo lasciare ai nostri figli un'Europa che sia solo al servizio delle banche, dei poteri forti ed occulti, ma vogliamo lasciargli in eredità un'Europa dei popoli e delle regioni, un'Europa delle libertà.